terza e ultima parte del webinar. Attivo l'audio. Ok, adesso l'audio è attivo, puoi condividere il tuo schermo e ripartiamo. Quando vuoi tu. Ok, mi vedete? Sì, tutto a posto. Perfetto. Ok. Eccoci qua. Bentornati, spero anche siate ritornati tutti. Ho visto tra i presenti che c'è già qualcuno che mi conosce. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Sibilla, ho la responsabilità del cablaggio strutturato e oggi vediamo, chi mi conosce sa che posso parlare di cablaggio strutturato anche per 4 ore. Oggi vi risparmio perché ho solo 40 minuti, quindi quello che vedremo oggi di cablaggio strutturato avrà a che fare sicuramente con l'ambito ospedaliero, metterà insieme i due interventi di prima e li metterà insieme di fatto sull'infrastruttura fisica di rete. Quindi, che cosa vediamo? Innanzitutto una brevissima introduzione a che cos'è il cablaggio strutturato, a che cosa serve e come si realizza. Il cablaggio strutturato che cos'è? Di fatto è definito come un'infrastruttura che può essere passiva, anzi, innanzitutto passiva, e che permette di realizzare una rete, tipicamente dati. Lo si può fare o in ambiente commerciale, e qui vedete un esempio di infrastruttura commerciale, oppure in ambiente residenziale. In ambiente residenziale tipicamente si parla di FTTH quando si parla di cablaggio strutturato in ambito residenziale.